Il segno della croce è il titolo della mostra fotografica di Bruno Cristillo, qui in esposizione al Seminario Vescovile di Caserta. Il segno della croce, un significato importante ma un simbolo importante. Siamo con il critico d'arte Giorgio Agnisola. Sì, si tratta di una ricerca fatta da Bruno Cristillo, che è fotografo molto sensibile, che ha una tecnica direi raffinata, in cui lavora su una grana molto morbida e tuttavia capace di mettere a risalto soprattutto aspetti psicologici, aspetti umanizzanti dei simboli. Nel caso particolare poi ha fatto una ricerca direi suggestiva. Ha recuperato il segno crucifero o il crocifisso, quindi la doppia valenza, diciamo, della figura e del simbolo, in vari contesti, nel contesto territoriale ma anche fuori, così segni sparsi per l'Italia, recuperando una dimensione che ha vari livelli. Ci sono per esempio le immagini di Sant'Angelo in Formis, dove prevale la dimensione simbolica, magari l'ombra del crocifisso. C'è un secondo aspetto che riguarda invece la presenza della croce come indicazione, soprattutto medievale ma anche settecentesca, ottocentesca, la croce nelle campagne, questi simboli cruciferi che venivano anche ad essere una sorta di indicatore, per così dire, di orientamento anche verso un convento, un monastero. E poi invece c'è il simbolo crucifero recuperato all'interno di uno spazio più rituale, per esempio la croce legata ai riti settennali di Guardia San Framondi, oppure la croce recuperata all'interno dei Venerdì Santo di Sessa Urunca. E lì c'è una interpretazione direi più profonda, più complessa, più legata proprio al simbolo, anche al significato teologico, e quindi il sangue, la carne, tutta una dimensione molto più intensa. Una fotografia estremamente seria ed anche una documentazione scientifica attenta, direi molto elaborata.